Mentre le indagini proseguono a tutto spiano sui Nebrodi, il presidente del parco, Giuseppe Antoci, continua a incassare gli attestati di solidarietà trasversali dall'intero fronte politico e istituzionale e il sostegno a proseguire l'opera di legalità sui Nebrodi. Intanto però la questione politica sembra essersi spostata anche sui presunti mandanti dell'agguato di mercoledì nei boschi di San Fratello. A fare parecchio rumore erano state soprattutto le dichiarazioni del senatore Beppe Lumia, che poche ore dopo l'assalto ad Antoci aveva comunicato l'invio di un'interrogazione parlamentare nella quale si facevano i nomi delle famiglie mafiose storiche dell'entroterra siciliano, nei confronti delle quali si chiedevano misure forti di contrasto e aggressione da parte dello Stato. Anche lo stesso Crocetta, in diretta nazionale, ha ripetutamente parlato di alta criminalità organizzata e di una condizione mafiosa ai limiti dell'oppressione. A Lumia, che nella sua dichiarazione aveva fatto esplicito riferimento ad alcuni paesi tradizionalmente legati alla mafia dei Nebrodi, citando tra questi Tortorici, Cesarò, San Fratello, Maniace, Montalbano Licone e Castellumberto, rispondono adesso alcuni sindaci proprio di quei centri. Il primo cittadino di Castellumberto, Vincenzo Lionetto Civa, ha scritto una nota alle massime autorità nazionali e regionali respingendo l'etichetta di paese mafioso. A memoria d'uomo, scrive Lionetto, non si ricorda a Castellumberto che la comunità sia stata interessata da fenomeni mafiosi, men che meno lo sono state interessate le istituzioni democratiche. Sull'utilizzo dei terreni, prosegue Lionetto, questo ente è sempre stato vigile e attento. Un'altra presa di posizione importante è quella del sindaco di Cesarò, Salvatore Calì. Nel suo intervento, Calì parla dell'attentato ad Antoci, attribuendolo più verosimilmente a delinquenza locale che c'è ovunque. La mafia vera e propria, scrive Calì, è una parola troppo grossa, troppo grande da dire. Anche se Cesarò è un territorio ricchissimo in tutto e per tutto, a livello agricolo e zootecnico, non c'è tutto quell'interesse, scrive Calì, che potrebbe far gola alla mafia, alla delinquenza di migliorarsi e incrementarsi. Io non lo credo affatto. Ricordiamo che lo stesso Calì nel 2014 subì l'incendio della propria autovettura.